La visita a uno dei luoghi simbolo della carità di Bologna, la casa di riposo delle piccole sorelle dei poveri. Domenica mattina l'arcivescovo ha voluto incontrarli con una messa tutta per loro, per gli anziani ospiti e la nutrita comunità di religiose. Una congregazione che Monsignor Zuppi conosce bene perché a Roma frequentava spesso una loro casa a San Pietro in Vincoli. Il messaggio dell'omelia è per la grande famiglia dell'istituto, che accoglie le persone negli ultimi anni della loro esistenza. L'amore affretta, ha detto l'arcivescovo, non aspetta, così come ha fatto Maria nella sua visita alla cugina Elisabetta dopo l'annuncio dell'angelo. Ma guardate che spesso per venire qui ci sono delle montagne. Ed è soprattutto la montagna dell'indifferenza. E dobbiamo salire questa montagna dell'indifferenza per trovare, come Maria, Elisabetta e per la gioia di questo incontro. È una montagna che non si vede, ma che tiene lontani tanti. È quella che Papa Francesco chiamerebbe lo scarto, per cui nell'indifferenza la vita di chi è più debole viene scartata. E noi dobbiamo superare questa montagna di indifferenza, di giudizio, per incontrare invece, come Maria, Elisabetta, che ha in sé anche lei la vita. Qui niente è scartato. Qui niente è buttato via. E guardate che qualche volta siamo anche noi che pensiamo non valgo più, che cosa posso dare ancora, che cosa c'ho dentro di me che possa attrarre gli altri. È il 28 marzo del 1900 quando anziani e piccole sorelle entrano nella nuova casa. Il 29 settembre del 1902 il cardinale Svampa benedice e inaugura la cappella. Negli anni successivi vennero ultimati altri lavori, tra cui la costruzione delle due ali laterali. Da allora migliaia di anziani e bisognosi sono passati tra queste mura, trovando assistenza e carità.